Buonasera e benvenuti in questo nuovo video su Pokémon Blu. Prima che la musichetta di Lavandonia vi faccia venire in mente di fare strane cose, direi di andarcene da Lavandonia e rimandare l'esplorazione della città quando potremo effettivamente esplorare anche la torre Pokémon. Quindi, proseguiamo verso il percorso che porterebbe a Zafferanopoli, ma che noi prenderemo per arrivare ad Azzurropoli. Qual è il Pokémon tondo e morbido? Jigglypuff? La butto lì. Comunque, vi ricordo di lasciare un bel mi piace nel frattempo al video, di commentare, facendomi sapere cosa ne pensate voi di Pokémon Blu e della, di Lavandonia, appunto della creepypasta e della sindrome di Lavandonia, e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti, ovviamente. Bene, Clefairy ha provato ad addormentarci, comunque il Pokémon tondo e carino che intendeva lei era Clefairy a quanto pare. Sì, però io vorrei mandare in campo in realtà PG8. Ecco fatto. Perché Clefable è già bello forte, Pidgeotto invece si dovrebbe evolvere prima o poi. E la butto lì, magari imparare un attacco di tipo volante? La butto lì, eh. Ah, addormentato, attenzione. Vi ricordo nel frattempo che io non velocizzo durante questi video, perché voglio che il gioco venga giocato nella maniera più consona possibile, nella maniera più realistica possibile, e velocizzando tutto sarebbe anche brutto. Sia dal punto di vista video che dal punto di vista audio. Intanto ho colpito 5 volte la doppia sberla, ma il Pidgeotto continua a dormire tranquillamente. E colpiscimi altre 5 volte, mi raccomando, eh. Stupido Clefairy. 3 volte, siamo a 3. 4. Tra l'altro, a proposito. 5, perfetto. A proposito di attacchi che colpiscono più volte, come questa doppia sberla di Clefairy, dovete sapere che se nella prima generazione, se la prima. Il primo colpo fa brutto colpo, anche tutti gli altri faranno brutto colpo, tutti. Beh ragazzi, il Pidgeotto che continua a dormire però è assurdo, eh. Cioè, 4 turni di... Ed è pure più lento, è vero, perché poi in prima generazione il turno in cui ci si sveglia è un turno che viene buttato via praticamente. Quindi, cioè, è come se avesse dormito 5 turni. 4 turni addormentato e uno l'ha usato per svegliarsi. No. No, perché si è addormentato di nuovo? Perché hai fatto questo? Niente, dormiamo. Infatti vedete che non ci fa selezionare nessun tipo di attacco. Dobbiamo semplicemente far passare il turno. Quindi tecnicamente sarebbe possibile tenere addormentato qualcuno sempre, con un attacco che magari è al 100% di precisione. Nessun attacco in prima generazione al 100% di precisione, attenti. Però non essere così crudele con il mio Clefairy. Ma vaffanculo te il tuo Clefairy, scusami. Mi costringe ad andare già a curarmi i nuovi Pokémon perché non voglio buttare via altri strumenti per curarmi, dato che siamo letteralmente qui di fianco ad un centro Pokémon, quindi usiamo questo. Non taglio nemmeno il video perché ci sto mettendo letteralmente 30 secondi. Ecco fatto. E proseguiamo. Metto davanti il mio bel PG8. Ecco fatto. Voglio che si alleni lui. Per Kadabra non preoccupatevi, lo vedete ancora lì a livello 29, ma sapete bene quanto è forte Kadabra. Quindi non c'è alcun problema. Andiamo a battere anche questo rischiatutto. Sono un errante rischiatutto. Sì. Di nome e di fatto, perché in questa generazione gli allenatori non hanno letteralmente nomi. Cioè, questo si chiama rischiatutto, come tutti gli altri rischiatutto della zona. Ok, Growlithe al 24. Andiamo di Raffica. Andiamo a batterlo con PG8. Braciere, attenzione. Speriamo che non mi scotti. Ok, grazie, grazie Growlithe per non avermi scottato. Buono, brutto colpo, bravo. Bravo PG8. Vulpix, lasciamo PG8. E andiamo di Raffica di nuovo. Dovrebbe avere un po' meno difesa rispetto a Growlithe. E Vulpix, vediamo quanto danno gli facciamo. Sì, forse un PS in più l'abbiamo fatto. Ole, due belle raffiche e via. PG8 sale a livello 31, ottimo. E oh, finalmente! Una mossa di tipo volante! Sì, quale mossa voglio fargli dimenticare? Beh, a questo punto direi di togliere di Turbine, che è letteralmente inutile. Ecco fatto. Habemus, mossa di tipo volante, raga. Adesso magari scopriamo che attacco d'aria è tipo normale, vi immaginate? Mi hai soffiato la vittoria. Mi spiace per te.
E già che ci sono, ora che mi sono ricordato di questa cosa qui, vi ricordate che nella scorsa puntata abbiamo finito le Pokéball? Esattamente, non voglio andare in giro senza Pokéball, quindi andiamo nel Pokémon Market, compriamone un po'. Vai, compra. Allora, qui possiamo acquistare solo Mega Ball, attenzione. Dobbiamo spendere un bel po' per queste Mega Ball, però. Prendiamone 5. E direi che vanno più che bene. Magari Super Pozione, prendiamone 2. Giusto per sicurezza. E basta. Abbiamo finito anche i repellenti, tra l'altro. Qui posso comprare dei repellenti, solo super repellenti. Vabbè, qua è indipendente quello che fa, insomma. Prendiamo questi super repellenti, che useremo magari nella torre Pokémon. E andiamo. Andiamo fuori da questa città. Vai. Così almeno possiamo anche provare a catturare Growlithe e Vulpix qui dentro. Non so chi sia esclusivo di questa generazione, ma lo scopriremo molto presto. Pokémon. Taglio. Vai. E non vi nascondo che se trovassi Growlithe qui dentro, vorrei usarlo come... No, qui dentro c'è Vulpix, peccato. Avrei voluto prendere Growlithe per usare Arcanine in squadra. Come Pokémon di tipo fuoco. Anche se il tipo fuoco in prima generazione non è così forte in realtà. Se ci pensate, perché è super efficace tecnicamente solo contro il tipo A erba. Ah, one shottato Vulpix così. Proviamo a cercarne un altro velocemente, poi andiamo subito a battere gli altri allenatori, eh. Vorrei catturarlo però comunque Vulpix. No, PG, cioè esce PG, ma si può. A parte che adesso abbiamo attacco d'ala da usare, quindi mettiamoci attacco d'ala al primo posto. Oh, tipo volante, finalmente. Finalmente un attacco di tipo volante per PG8. E che fa un male boia, immagino, tra l'altro. Nemmeno così tanto. Cioè, Vulpix è stato one-shottato da Raffika. E PG ha preso solamente metà vita di danno. Ok, che era 3 livelli in meno Vulpix. Però la faccia. Dai, vediamo se esce un altro Vulpix. Se non esce Vulpix, fuggo e vado via. Vediamo. Vulpix, buono, dai. Proviamo a catturarlo. Proviamo a dare questa catturatina a Vulpix. Andiamo di attacco rapido. Non dovrebbe shottarlo, dai. No, niente, è shottato. Vulpix muore sempre. Andiamo via. Basta, mi sono rotto le balle. Andiamo a tagliare l'alberello. E andiamo a battere questo tipo. Ti serve una tattica migliore? Questo, se non ricordo male, è un Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia. Aveva tipo Grimer e Mach, addirittura. Cervellone vuole lottare. E infatti questo manda Grimer. Non mi ricordo se aveva anche Mach. Ed era la prima volta che lo incontravamo. Attacco d'ala, vai. Ora perlomeno abbiamo un attacco da usare contro i Pokémon di tipo erba. Libra non ci fa molto danno. Altro attacco d'ala. E addio Grimer. Perfetto. Un Mach. Ecco, contro Mach io direi di mandare Kadabra. Avevo detto che Kadabra tanto si sarebbe allenato. Bellissimo lo sprite di Mach, bellissimo, guardate che figo, molto più bello rispetto a quello che abbiamo in Rosso Fuoco e Verde Foglia. Andiamo di psicoraggio e one shottiamo Mach molto probabilmente. Addio. Kadabra penso salga a livello 30, sì. Tac. Ottimo. E un altro Grimer, direi di lasciare Kadabra tranquillamente e usare una confusione. Addio, Grimer. Perfetto. Non ha senso. Cosa non ha senso? La tua sconfitta? Fidati, ha molto senso. Allora, vediamo un po'. Nella squadra, pensando un po' alla squadra, intanto che cosa facciamo qui impalati come dei cretini. Accurata, accurata. Posso capire che abbia questo dubbio, questa pupa. Comunque, nella mia squadra, pensando un po' i tipi che possono mancare per adesso. Abbiamo Wartortle che è di tipo acqua, a cui potremmo anche insegnare poi geloraggio. Quindi il tipo ghiaccio volendo ce l'abbiamo. Manca sicuramente un tipo elettro, perché è vero che noi potremmo insegnare fulmine a Clefairy, che è un po' il nostro Jolly, o meglio che Flable, che è un po' il nostro Jolly, è un po' il nostro tuttofare. Però non è la stessa cosa di avere magari un Pokémon di tipo elettro. Come Pokémon di tipo elettro potrei prendermi Jolteon. Cioè, ora che arriviamo ad Azzurroppoli prenderemo il nostro Eevee, se
se lo possiamo prendere ancora lì. Avere un Hidolusion in squadra non sarebbe niente male per quanto mi riguarda. Ok, continuiamo con il PG8. Vai, attacco d'ala. Ah, bello, il brutto colpo, mi piace. Olè. Appunto, Jolteon come Pokémon di tipo elettro ci potrebbe stare tantissimo. Mentre l'ultimo Pokémon, non saprei perché abbiamo un Pokémon di tipo psico in grado di combattere agilmente contro il tipo spettro, se non sbaglio, e il tipo veleno. Quindi niente male. Contro il tipo erba avremmo PG8 con attacco d'ala. Mentre c'è Pikachu, direi di cambiare Pokémon e mandare Clefable. Avremo PG8 con attacco d'ala e volo. Beh, siamo messi molto bene. Cioè, siamo messi abbastanza bene in realtà. Come tipi della squadra, pensandoci. Cavolo, stiamo per one-shottare Pikachu. Non paralizzarmi, grazie. E andiamo poi di Libra. Attacco rapido. Sente la fine vicina, giustamente, fa più danno possibile. Ah, brutto colpo, adesso lo fai, stupido Clefable. Ok, guarda cosa hai fatto. Cosa ho fatto? Ho battuto una tipa. Meo è così carino, miau. Attenzione. Ragazza gatto, che miagola. Allora, questa 3 Meo, sì. Totale. Vediamo se il nostro PG8 riesce a batterli tutti e tre. Probabilmente serviranno due attacchi d'ala ciascuno. Sì. Attenzione, Stridio. Non è proprio carina come cosa, eh? Stridio. Potrei cambiare Pokémon a questo punto. Perché poi un solo attacco di Meo mi toglierebbe davvero tanto. Sì, cambiamo Pokémon e mandiamo Clefable di nuovo. Clefable mi sta sorprendendo. Molto interessante da avere in squadra. E appunto potrei insegnargli Fulmine in realtà. Per essere ancora più cattivi con questo Clefable. Ha una buona difesa. È un Pokémon molto equilibrato. Ha una buona difesa speciale. Un buon attacco speciale, perché qui le statistiche sono unite. Sale pure di livello, guarda qua. Vedete, 61, 61, 55, 66. Molto equilibrato. Un po' lento, ma non è un problema. Altro Meo? Sì. Rimandiamo il nostro PG8. Vorrei provare a farlo evolvere a questo punto. Non ricordo se si evolve al 32, al 33. O al 36. Però intorno a questi livelli sicuro si evolve. Quindi vorrei provare ad allenarlo il più possibile. Sfruttando anche la palestra che ci sarà ad Azzurropoli. Per allenarlo. Ah, giorno paga. Attenzione, ci sono soldi sparsi ora. Brutto colpo. Ci sono monetine sparse ovunque. Sì. Attacco rapido. Vorrei provare a farlo evolvere in PG8. In PG8. Ole, 32. Vediamo se si evolve già al 32. Glacia l'ha battuto Pupa. Miao. Ok. No, non si evolve ancora. Peccato. Peccato davvero. Allora, come ha messo il nostro PG8? Beh, dai, penso che un'altra battaglia la possa reggere. Mi piace la scuola, ma anche i Pokémon. Ok. Ok, ragazzino. Anzi, cervellone, ok, non Pokéfanatico. Comanda in campo Koffing. Ok, Koffing è un po' fastidioso in realtà. Da combattere con PG8, quindi deve andare Kadabra. Kadabra è una confusione, te lo shotta e via. Azione, non dovresti fare quasi nulla. Anche se appunto Kadabra come difesa fisica è bassissimo, giustamente. Perché ha tutto sulle statistiche speciali e velocità. Quindi è giusto che sia così. È meglio la scuola. Bene, bravo, sei venuto a una conclusione corretta. Mi piace Nidoran, li colleziono. Ah, questa è quella che ha solo Nidoran. Ok. Fortunatamente appunto non hanno le abilità speciali i Pokémon, non hanno le loro abilità, quindi questi Nidoran non possono avere veleno punto. E quindi li possiamo legnare con attacco d'ala senza paura di essere avvelenati, a meno che loro usino veleno spina. Ok, colpo coda, fallito, ottimo, attacco d'ala. Un ben brutto colpino? No, eh? Niente. Lo farà adesso che non serve a niente il brutto colpo, vedrai. Attacco rapido. E addio, Nidoran. Poi Nidorina. Sì, cambiamo Pokémon e mandiamo Kadabra. Attenzione a Nidorina. Sprite bruttissimo per quanto mi riguarda. Psicoraggio e addio. Perfetto.
Abbiamo battuto anche la pupa. Perché? Perché? Come perché? Perché? Ecco, mentre torno al centro Pokémon, senza tagliare, continuiamo a parlare un po' della mia squadra invece. Perché sicuramente un tipo elettro glielo metto, perché il tipo elettro, specialmente la Lega Pokémon, fa faville. Se hanno gli stessi Pokémon, più o meno, togliendo quelli di Johto ovviamente, se hanno gli stessi Pokémon della Lega di Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia, e non vedo perché debbano averli ricambiati. Il tipo elettro, cioè, fa tantissimo. Potrei probabilmente fare tutta la lega con Jolteon e Alakazam. Molto probabilmente. Da quanto sono forti entrambi. Quindi sicuramente Jolteon ce lo metto in squadra. Però poi, chi potrei mettere come sesto Pokémon? Uno schiavo per l'MN? Me lo tengo? Però sarebbe un po' bruttino. Un leggendario? Potremmo farlo. Qui non ci sono i centauri che vanno in bici? Lascio quest'altro allenatore però, rischia tutto. Benissimo, il dado è tratto. Sì, insomma, tenersi uno schiavo per l'MN avrebbe anche senso, visto il tipo di gioco che è rosso e blu, però... Preferirei qualcos'altro. Solo che il tipo fuoco è davvero inutile, perché è utile solo contro il tipo erba, in prima generazione, non c'è il tipo acciaio, e volendo contro il tipo ghiaccio, ma il tipo ghiaccio... Cioè, c'erano due allenatori in croce, ragazzi, C'è la Lorelai, contro cui comunque possiamo usare il tipo lotta. Ecco, potrei prendere un Pokémon di tipo lotta quasi quasi. Però il tipo lotta subisce tanto da volante psico e tanti allenatori hanno volante psico. Potrei quasi quasi prendere Gengar. Vabbè, Gengar però è bello, ma in prima generazione potrebbe avere qualche problemino, eh. Sprat di Poliwhirl, oddio, bruttissimo, è un incubo quel coso. Però forte. Attenzione, ipnosi, mi addormenta. E ricomincia l'incubo, ragazzi. Ricomincia l'incubo dell'addormentamento. Ora mi cala pure la velocità. Mannaggia lui. No, non me l'ha calata, dai, con la bolla. Altra bolla. Fortunatamente Pidgeotto resiste bene. Niente. 3 turni di addormentamento, eh. Pistolacqua. 4 turni di addormentamento che diventano 5 perché poi il turno successivo si deve svegliare. 5 turni, quindi 6 il massimo che potevamo prendere. 6 turni in cui Pidgeotto è stato addormentato perché ora lui si sveglia, però non può far nulla. Deve sottostare ad un altro attacco. Ed ora possiamo fare attacco d'ala. Sperando che lui non faccia di nuovo ipnosi perché guarda. Bolla, ok, va bene. Bolla va bene. Vai, attacco d'ala. Ecco, voglio che questo Pidgeotto si evolva in Pidgeotto il prima possibile. Ok, abbiamo battuto anche il rischia tutto. Maledizione, troppo poco. Ecco, hai scommesso troppo poco, dice. Qui sotto c'è qualche strumento? Nope. Di qua noi non possiamo ancora andare, perché andremo a Zafferanopoli. Quell'allenatore però ci vede. Sembri davvero bravo con i Pokémon. Ma come va? Come va in chimica? Ma siamo capitati nel cortile di una scuola, scusatemi. Prima quello là che preferiva la scuola. Adesso questo che ci chiede come andiamo in chimica. Ok, Pidgeot contro questo non so quanto convenga, ma azzardo che non conosca nessun attacco di tipo elettro, visto come sono gestiti male i moveset in prima generazione. Infatti usa azione, noi usiamo Raffica, che forse è meglio, dato che è di tipo normale, fa molto più danno infatti. E infatti non penso che conosca attacchi di tipo elettro sto tipo. Ho azzardato scommettendo sul fatto che appunto in prima generazione i Pokémon fossero gestiti alla cavolo di cane per quanto riguarda i moveset. E ho avuto ragione. Vai, Kadabra. Una bella confusione, vai. Non c'è nemmeno bisogno di uno psicoraggio per questo Goffing. Brutto colpo, addio. Poi, chi è che mandi? Voltorb. Rimandiamo Pidgeotto allora. E andiamo direttamente di Raffica a questo punto. Ecco fatto, vai. Gli fa un bel danno, eh. Sì, Sonic Boom. Questo fa un danno fisso se non ricordo male. Infatti ci farà abbastanza danno, sì. 20 PS toglie. O fa danno fisso o fa danno fisso in base al livello del Pokémon, visto che lui è a livello 20, eh. In uno dei due comunque. Oh, livello 33 per PG8, ottimo. Continua a crescere bene in velocità. Magnemite, lasciamo Pidgeotto.
Anche se Magnemite credo possa avere degli attacchi di tipo elettro. Vediamo, eh. Lui non è di tipo acciaio, quindi gli attacchi di tipo normale gli fanno comunque un botto di danno. No, azione anche lui. E niente, i moveset sono gestiti davvero male. Nella prima generazione di Pokémon. Ok, abbiamo battuto Cervellone. Ai, fusione totale! Va bene. Qui non penso ci sia nulla. Via sotterranea, Azzuropoli e Lavandonio. Qui dentro. Forse qualche strumento invisibile, altrimenti non capisco perché abbiano fatto questa zona. Ma non so dove sia quello strumento, quindi è inutile che mi metta a cercare. E non abbiamo ancora il detector, tra l'altro. Il centro commerciale di Azzurropoli ha una vasta scelta. Grazie. Infatti è lì che stiamo andando. E senza bici né corsa, perché non avevo le scarpe da corsa in questo videogioco, andiamo ad Azzurropoli, con calma. Ta-ta-ta. Ed eccoci arrivati. Salve, signor buon uomo. Pare che ci sia un Pokémon che dorme vicino ad Azzurropoli. E c'è infatti l'altro Snorlax. Via sotterraneo, Azzurropoli e Lavandonia. Va bene. Allora, qui si può incontrare qualche nuovo Pokémon. Sapete che non ricordo di preciso? Facciamo un paio di tentativi così veloce, eh. Non mi ricordo se si può incontrare un nuovo Pokémon rispetto a quelli che abbiamo già incontrato venendo fin qui. Sicuramente qua si trova ancora Pidgey, forse Meo. Sì, infatti, Meo, ma l'abbiamo già catturato. Mi sa di no, eh. Forse Mankey si potrà trovare qui. Vediamo. Brutto colpo, ecco, addio Meo. Facciamo un altro tentativo, poi andiamo direttamente ad Azzurropoli. Forza, esci. Bravo. Vediamo chi esce. Un PJ, niente. Niente, uno stupido PJ. Fuga e addio. A questo punto andiamo ad Azzurropoli. E anzi, arriviamo ad Azzurropoli. Sentiamo il tema. Bellino il tema di Azzurropoli, mi è sempre piaciuto. Oh, diamo una curata ai nostri Pokémon. Tun 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 tun. Ecco fatto. Parliamo alla gente qui nel centro Pokémon, vediamo cosa dicono. Salve, se avessi una bicicletta andrei sulla pista ciclabile. La andremo a prendere, tranquillo. Il Pokéflauto sveglia Pokémon con un suono che possono sentire solo loro, come i cani. Sono venuta da Fuxiapoli per la pista ciclabile. Che salita! Effettivamente, farsela tutta rapita da Fuxiapoli a Azzurropoli in salita non è il massimo. Tieniti fuori dagli affari di Team Rocket. Questa mi sa che è una recluta del Team Rocket. Salve, questo è il mio fedele amico Poliwrath. Si è evoluto da Poliwhirl usando la pietra idrica. Ok, qui indizio su come far evolvere i Pokémon con le pietre. E però andrei a questo punto. Questo è il casino. Si cambiano i gettoni in premi. Scambio premi. Sì, questo è il casino. Casino Rocket, parco giochi per esperti. Ma prima di andare al casino, io andrei alla palestra, sinceramente. Andrei a vedere cosa c'è alla palestra. Posso passare di qui? Nope. Posso passare da quest'altra parte invece? Sì. Salve, signore. Oioi, ho perso tutto alle slot machine. Avrei dovuto cambiare tutti i gettoni in premi. Mi spiace. È andata così. Salve. Cosa stai fissando? Niente, assolutamente nulla. Allora, taglio qui con Bellsprout. Tagliettino. Vai. E si va nella palestra. Anche qui volendo potrei far shottare tutti ad Alakazam. Però voglio che si alleni il mio Pidgeotto. Salve vecchietto creepy che spia le ragazzine in palestra. Questa palestra è forte, è piena di ragazze, infatti. Capopalestra di Azzurropoli, Erika, la principessa amante della natura. Faremo vedere quanto siamo amanti della natura anche noi. Non c'è Guido in questa palestra che ci spiega. che ci spiega la roba, perché giustamente ci sono solo ragazze. Quindi non l'hanno fatto entrare. Ehi tu, qui non puoi entrare, esattamente. Ma scusatemi, se non possono entrare ragazzi. Prima di tutto, Gary, come ha fatto a vincere la medaglia? Secondo, come potrebbe fare un ragazzo allenatore di Pokémon ad arrivare alla Lega Pokémon se in questa palestra possono entrare solo ragazze? Bisogna pensarci a queste cose, eh? Ok, attacco d'ala sciotta. Perfetto, era tutto quello che chiedevo. Weeping Bell, non cambia Pokémon. Vediamo quanto invece riusciamo a shottare questo Weeping Bell dallo sprite assurdo. È sbarellatissimo quel Weeping Bell.
Ah, non riusciamo a sfruttarlo, peccato. Ed ecco che parte ad addormentarci. Che due balle, ragazze. Ad addirittura addormentato e avvolgibotta. Ok. Vediamo quanto danno ci fa. Niente, praticamente. Poi dobbiamo pure svegliarci. Siamo già a tre turni di addormentamento. Tre turni. Quattro, che diventeranno cinque. Mentre lui continua a farci avvolgibotta. 5 turni, che diventeranno 6 di addormentamento. Ma quanto siamo sfigati con l'addormentamento, ragazzi. Ok, siamo svegli ora. E io vorrei usare attacco rapido. No, lui continua comunque ad attaccarci con avvolgibotta. Oh, finalmente, attacco rapido. Addio, Weeping Bell, grazie per questo interminabile scontro inutile. Almeno dammi un po' di punti esperienza, grazie. 744. Sei troppo forte? Sì, lo so. La prossima volta evita di addormentarmi con i tuoi Pokémon, grazie. Mi stavo proprio annoiando. Ora non ti annoierai più, ti farei perlomeno un giro al centro Pokémon. Cara bellezza, con uno spread che non abbiamo ancora visto. PG8, vai, con attacco d'ala. E addio Oddish, non dovrebbe riuscire a resistere ad un attacco d'ala. Infatti. Poi prima avrebbe potuto fare un brutto colpo, insomma, qualcosina. No. Ovviamente è brutto colpo quando non serve mai. Addio anche a Bellsprout. Poi vediamo un po'. Un Oddish, un altro. Beh, questa è tutta esperienza gratis per il nostro PG8, eh. Vai, altra esperienza. Ed infine, altro Bellsprout. Tra l'altro vi ricordo che non mi sono mai fermato ad allenare i Pokémon nell'erba alta. Cioè, questi livelli qui si ottengono tranquillamente battendo gli allenatori. Cioè, ho allenato nell'erba alta solamente Abra quando era appunto un Abra. Per portarlo dal livello 10 al 22, cioè livellarlo col resto della squadra. Olè, livello 34. Vediamo se si evolve qui. Nemmeno. Peccato. Ale, ci sono altre allenatrici, facciamole. Salve. Sei tu quello che spia? Beh, se sono qui dentro, perché dovrei spiarvi, scusami? Sarei rimasto fuori a quel punto, no? Ah, bellino Bulbasaur. Forse Bulbasaur un attacco d'ala lo regge, perché ha decisamente più difesa comunque di Oddish e Bellsprout. Forse lo regge un attacco d'ala. E invece no, addio. Addio Bulbasaur. E mi dà anche pochi punti esperienza, vergogna. Ok, Ivysaur sicuramente lo regge. E vediamo anche il suo sprite per la prima volta. No, preferisco nettamente lo sprite di Rosso Fuoco Verde Foglia per quanto riguarda Ivysaur. Non addormentarmi, ok, mi ha avvelenato, va bene. Va bene, va bene. Attacco rapido e addio. Via. Non sale di livello, peccato. Sconvolgente, sì, guarda, stronza che mi ha avvelenato perché ora mi fai usare un antidoto per niente. Però lo uso volentieri, dai, non voglio tornare al centro Pokémon. Andiamo a battere l'altra allenatrice qui sopra. Pokémon! Guarda i miei Pokémon d'erba! Sono molto facili da allenare! Ok. Va bene. Anche un po' meno, però, eh. Bellezza. Manda Bellsprout. Sono facili sia da allenare sia da one-shottare. Guarda, ti faccio vedere. Attacco d'ala. Addio Bellsprout. Poi, altro Bellsprout. Ma scusami, sono talmente facili da allenare che non le ha manco fatto evolvere. No, queste nuove generazioni, eh. Allora, vai. PG8 non sale comunque di livello. Peccato. No! Oh, che ti devo dire? Allora, andiamo a tagliare l'alberello. Talmente amanti della natura questi che fanno crescere letteralmente degli alberi nella palestra che devono essere tagliati per passare. Quattro allenatrici qui. Questa è la palestra di Azzurropoli. Non sottovalutare il potere femminile. Girl Power? Is possible negli anni 90? Effettivamente. Fanta allenatrice? Ah, davvero? Ok, con Weeping Bell. Speriamo che non mi addormenti di nuovo PG8. Chiedo solo questo. Usami, non so, un altro attacco. Oppure fai un brutto colpo, PG8. Una delle due. Fai un bel brutto colpo? No, niente, nessun brutto colpo.
Mela avvelena. Ok, preferisco momenti dell'avvelenamento. Guarda, attacco rapido. Almeno si va comunque un po' più veloce in questa battaglia. Ecco fatto. Poi Gloom. Lasciamo PG8. Non me lo può né addormentare né avvelenare ulteriormente. Né paralizzare perché ho già un problema di stato. Quindi a momenti mi ha quasi aiutato mettendomi quel veleno. Vediamo quanto mi toglie. Ok, assorbimento. Non mi farà quasi nulla. Per l'appunto, attacco d'ala e addio. E PG8 con questa sfida sicuramente sale al 35. Appunto, 35. Perfetto. E Ivysaur, lasciamo ovviamente PG8. Attacco d'ala. Beh, lo voglio PG8, lo voglio. Il veleno effetto, ma non c'è alcun problema. Ruggito. Non c'è davvero alcun problema. Attacco rapido e addio. Archiviamo la pratica anche allenatrice qui. Olè. Vediamo se si evolve al 35. Oh, hai vinto. Nemmeno, non ancora al 35. Andiamo a battere quest'altra allenatrice pur con Pidgeotto avvelenato. Niente Pokémon di fuoco, né tipo coleottero qui. Allora, il tipo coleottero non penso perché sia super efficace contro il tipo erba. Non credo sia quello il problema. Ma perché gli fa schifo. Perché gli fa schifo Pokémon di tipo coleottero. Ok. Io lo dico, a momenti è quasi un vantaggio essere avvelenato in questa palestra. Così non ti possono né addormentare né paralizzare, che è pure più fastidiosa come cosa. Eccolo qui, vai, attacco d'ala. Mashottiamo? Oh, finalmente un brutto colpo quando serve. Dai, con forse l'altra allenatrice riusciamo ad avere Pidgeot prima del capo palestra. Ehi tu, insolente. Vediamo, eh. Dai, eh. Piacere di conoscerti, per hobby alleno i Pokémon. Piacere di conoscerti, per hobby batto le ragazzine nella loro palestra. Ah, Execute? Oddio, che brutto! No, non è che è brutto, è che è completamente diverso rispetto all'Execute che siamo abituati a vedere. O meglio, che sono abituato a vedere. Cioè, l'Execute normalmente avrebbe tutte le uova della stessa dimensione. Qui abbiamo un Execute, un uovo gigante e delle uova piccolissime. Oddio, l'animazione di riflesso. Oddio. Bellissima. E infatti ha subito molti meno danni grazie al riflesso. Vediamo cosa fa ora. Un altro riflesso, ma ovviamente non può farlo. Attacco rapido. Vediamo quanta esperienza prende per aver buttato giù questo Execute gigante. Pochissima. Peccato. Oh, splendido. Ok. E a questo punto direi di provare a battere Erika. Ne sarebbe delle pozioni da usare. Avremmo una super pozione che però no, non la uso. Proviamo a battere Erika direttamente con Pidgeotto avvelenato, ok? Proviamo, dai. Ciao, che tempo magnifico, vero? Si sta benissimo. Oh, per Dinci, devo essermi addormentata. Accomodati, ma parlava nel sonno lei. Mi chiamo Erika, sono il capo palestra, o meglio la capo palestra di Azzurropoli. Insegno l'arte dei fiori. I miei Pokémon sono del tipo erba. Oh scusa, no, non avevo capito che volevi sfidarmi. Come desideri, ma io non perderò. Lo vedremo. Lo vedremo. Tranquilla Erika. Eccola lì, che fa volare una Pokéball. Victreebel. Ok, carino lo sprite. Preferisco quello nuovo, ma anche questo non è male. Attacco d'ala, siamo comunque più veloci. Quanto danno gli facciamo? Buono, metà vita. Il veleno è effetto, non è un problema. Avvolgi botta, questo invece è più un problema. Perché ora sia il veleno sia avvolgi botta mi fanno effetto. E questo è un problema, sì. Altro turno. In cui non posso attaccare. Ok, buono. Riusciamo ad attaccare. Addio Victreebel, brutto colpo quando non serviva, ma dettagli. Pidgeotto al 36, ottimo, qui dovrebbe evolversi Pidgeotto in teoria. E a questo punto direi di lasciare comunque Pidgeotto contro Tangela. Carino lo sprite. E usare attacco d'ala. Vediamo lei poi cosa fa. Tipo una crescita, qualcosa di inutile di questo tipo, dai, così almeno ti uccido. Lega tutto, no. Niente, siamo ancora. Infatti non possiamo fare nulla contro Legatutto.
Peccato. Dite che si evolve anche da Morton in prima generazione Pokémon. Mandiamo Clefable. Poi manderemo a Kadabra. Andiamo di Libra. Non penso che lo uccidiamo, infatti. Tangela è un nemico, usa limitazione. Va bene. Altra Libra. Addio. Clefable un bel po' di punti esperienza e Vileplume. Contro Vileplume mandiamo Kadabra. Ah, bellino lo sprite, dai, un po' più slanciato rispetto a quello nuovo. Psicoraggio, e penso che lo potremmo addirittura one-shottare. Vediamo. Minchia, brutto colpo tra l'altro. Quanto è forte Kadabra, eh? Un solo livello sopra. Ha fatto questa cosa qui, un solo livello sopra Vileplume. 85 di speciali, ha 84 di velocità. Vorrebbe imparare ripresa. No. Non mi interessa che tu impari ripresa, grazie. Sì. Ferma ripresa. Ammetto la sconfitta. Sei veramente molto forte. Ti darò la medaglia arcobaleno. E vinciamo pure un bel po' di soldini. E Pidgeotto si evolve anche da morto. Perfetto. Finale perfetto per questo episodio. Medaglia e evoluzione di Pidgeotto. Eccolo qui, Pidgeotto. Bello grasso pure lui. Beh, penso che sia molto più elegante lo sprite nuovo. La medaglia arcobaleno farà obbedire tutti i Pokémon fino al livello 50. Inoltre i Pokémon potranno usare la forza anche quando non stanno lottando. Ah, porta anche questo con te. Allora, lei ci dava Giga Assorbimento, se non sbaglio. Mega Assorbimento qua, va bene. La metà del danno inflitto tornerà al tuo Pokémon come energia. Va bene, va bene. Effettivamente non avremo un Pokémon di tipo erba in squadra. Ci mancherebbe un bel Pokémon di tipo erba. Però Bolt, l'erba alla fine sarebbe super efficace contro il tipo acqua e basta, e in quel caso avremmo già il tipo elettro, avremmo già un Jolteon per dirti. Quindi boh. E comunque il tipo acqua lo possiamo tenere a bada anche con tutti gli altri membri della nostra squadra, Kadabra, Pidgeot, Clefable, Wartortle, tutti possono comunque entrare in campo contro il Pokémon di tipo acqua. Quindi avere un Pokémon di tipo erba è abbastanza inutile. E ora torniamo al centro Pokémon. Eccoci qua. E nel prossimo episodio esploreremo effettivamente Azzurropoli. Con calma, è una città bella grande. La esploriamo e vediamo cosa c'è. Vediamo se riusciamo a prendere anche il nostro Eevee, più che altro. Vedere a che livello ce lo danno qui. Se non ricordo male, nei giochi base te lo davano o al 20 o al 25. E vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Quindi io vi ringrazio per aver seguito questo video. Vi ricordo di lasciare un bel mi piace se avete gradito il video, di commentare facendomi sapere cosa ne pensate voi di questa parte e quali sono i vostri ricordi legati ad Azzurropoli e alla palestra di Erika. E iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!